Eder, Mac, Pallister. I medici dell'ospedale di Manciana, Roma, hanno dichiarato lunedì 9 ottobre la morte cerebrale della giovane quindicenne, Giulia Gargano, investita sabato 7 ottobre mentre attraversava le strisce pedonali con il suo fidanzatino di 16 anni. L'incidente è avvenuto in via Braccianese, all'altezza dell'incrocio con via Po, e la quindicenne è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Gemelli di Roma, in codice rosso, ma le ferite riportate nell'impatto con una Citroen C1, guidata da una ragazza di 22 anni, erano troppo gravi. Quest'ultima si era fermata dopo lo schianto per prestare soccorso ed era stata sottoposta all'alcol test, con esito negativo. A seguito della morte della ragazza, per la 22enne potrebbe ora profilarsi l'accusa di omicidio stradale e la polizia locale di Manciana e i carabinieri della stazione di Trevignano sono al lavoro per fare luce sull'episodio. Il ragazzo, 16enne, era stato trasportato all'ospedale di Bracciano in ambulanza, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e nelle ore successive è stato dichiarato fuori pericolo. Nella serata di domenica 8 ottobre, intorno alle 21, Fabio Vita, 35 anni, di Solarino, si è schiantato con la sua moto in prossimità di un pilone dell'ingresso dell'autostrada A18 a Pozzallo. Il suo corpo senza vita è stato trovato solo nel pomeriggio di lunedì, intorno alle 17, da un passante che ha dato l'allarme. La famiglia di Fabio, preoccupata per la sua assenza, aveva lanciato un appello sui social di scomparsa, prima di presentare la denuncia ai carabinieri. Decine di persone hanno condiviso l'appello, ma purtroppo è stato trovato troppo tardi. I carabinieri stanno indagando per capire se si sia trattato di un incidente autonomo o di uno scontro con un altro veicolo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.